Cos'è una casa energia netta zero? Questo è quello che scopriremo nel resto di questo video. Sapete che molti edifici sono in gran parte responsabili del riscaldamento globale. Questa è la preoccupazione più importante degli ultimi anni. Gli edifici, infatti, in generale rappresentano il 39% delle emissioni globali di carbonio. D'ora in poi è fondamentale limitare le variazioni di temperatura. Pertanto è imperativo che gli edifici tengano conto di questa dimensione ecologica che sta facendo notizia. Fortunatamente, la tendenza è verso costruzioni a consumo energetico netto zero, ma di che si tratta veramente? Nei prossimi 40 anni, questo tipo di costruzione probabilmente si svilupperà rapidamente. Si prevede che il mondo aggiungerà più di 230 miliardi di metri quadrati di nuove costruzioni, cifre da far girare la testa. L'attenzione alla costruzione netto zero è quindi di fondamentale importanza. Nel 2018 gli edifici a energia netta zero hanno guadagnato 896,6 milioni di dollari in entrate. Questi numeri potrebbero raggiungere i 2,1 miliardi di dollari entro solo il prossimo anno. È vero che la domanda di riduzione dei gas serra continua a crescere, tuttavia questa tendenza è rimasta sperimentale per molto tempo. L'Adam Joseph Lewis Center è il primo edificio commerciale a zero emissioni nette. È stato costruito come parte degli studi ambientali presso l'Oberlin College negli Stati Uniti. Completato nel 2000, mirava a ridurre al minimo l'energia consumata. In loco è stata effettuata anche la produzione di energia grazie all'installazione di pannelli solari. Una grande prima volta per l'epoca, ma in realtà qual è il futuro di questi edifici a energia netta zero? Ricordiamo che questo è un edificio la cui energia rinnovabile generata compensa il suo consumo quotidiano. Molto spesso è realizzato con materiali riciclati. Viene quindi studiato con l'obiettivo di consumare meno energia possibile. Tutto questo è reso possibile grazie a tecnologie costruttive all'avanguardia come l'isolamento in schiuma spray e i tripli vetri. Stiamo parlando soprattutto della cosiddetta energia verde, che dovrebbe proteggere il nostro pianeta dalle aggressioni umane. In definitiva, una casa a energia netta zero produce tanta energia quanta ne consuma. È chiaro che questa idea rivoluzionaria sta guadagnando popolarità. La maggior parte delle persone sogna di avere una casa confortevole e ridurre al contempo le spese quotidiane. Naturalmente il consumo energetico dovrebbe essere ridotto al minimo, deve generare solo la quantità di energia necessaria per una forma di benessere all'interno della casa. Certamente è un obiettivo ambizioso, tuttavia non è certamente impossibile da realizzare. Inizialmente le case a energia netta zero utilizzano meno energia rispetto alle abitazioni tradizionali. Infatti hanno un'efficienza energetica maggiore dell'80%. In genere sono dotate di un impianto in grado di produrre tutta l'energia consumata dell'abitazione per un anno intero. Ad esempio, sono orientati spesso per sfruttare la luce e il calore del sole, e questo si chiama riscaldamento passivo. Sono inoltre particolarmente impermeabili e ben isolati. Ciò consente di mantenere temperature adeguate a seconda della stagione. Inoltre è necessario gestire al meglio i propri consumi energetici prestando attenzione a come viene utilizzata. In genere, le case a zero emissioni producono energia in diversi modi. Ognuno ha la propria fonte di energia rinnovabile. Molto diffusi sono i pannelli solari fotovoltaici e si parla anche di pompe di calore ad aria o di pompe geotermiche. Tuttavia, una casa a energia netta zero può essere collegata alla rete elettrica. Questa può essere una soluzione in caso di emergenza, soprattutto quando gli impianti subiscono determinati guasti o manutenzioni. È importante sapere che il concetto di consumo energetico netto pari a zero non è limitato alle nuove costruzioni. In una casa esistente, i lavori di ristrutturazione devono rispettare determinati standard. L'obiettivo è renderla il più efficiente possibile dal punto di vista energetico, trasformando al contempo gli impianti già presenti in qualcosa di nuovo. Sembra quindi ovvio che queste case siano la soluzione del futuro. Notiamo che molti paesi stanno valutando la possibilità di adattare questi standard di consumo netto zero alle loro abitazioni. Prendiamo l'esempio dell'UE. Secondo la legge europea sul clima, si impegna ad adottare la neutralità carbonica entro il 2050. Lo abbiamo già visto, il cambiamento climatico colpisce il mondo intero. Le condizioni meteorologiche estreme stanno diventando sempre più frequenti. Inoltre, l'innalzamento del livello del mare, l'acidificazione degli oceani e la perdita di biodiversità sono conseguenze dirette del profondo cambiamento climatico. Per rallentare questi tragici sviluppi, la neutralità del carbonio sembra essere una soluzione essenziale. È fondamentale non perdere altro tempo.
Ciò è stato definito in particolare nell'accordo di Parigi firmato da 195 paesi, inclusa l'Unione Europea. Nel dicembre 2019 la Commissione Europea ha presentato il Green Deal per l'Europa e si tratta del piano faro volto a rendere l'Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Successivamente la legge europea sul clima si occuperà di fare il resto. Si ricorda che la neutralità del carbonio implica un equilibrio tra le emissioni di carbonio e l'assorbimento di quest'ultimo da parte dei pozzi predisposti a tale scopo. Questa neutralità sarà raggiunta quando tutte le emissioni di gas serra del mondo saranno compensate dal sequestro del carbonio. Un pozzo di carbonio è un sistema che assorbe più carbonio di quanto ne emette. I principali serbatoi naturali di carbonio non sono altro che il suolo, le foreste o gli oceani. Secondo alcune stime, i pozzi naturali dovrebbero rimuovere tra 9,5 e 11 gigatonnellate di CO2 all'anno. Sfortunatamente, quando si tratta di pozzi artificiali di carbonio, nessuno riesce a rimuoverlo dall'atmosfera su scala sufficiente. La lotta al riscaldamento globale richiede molto di più. Riusciremo a salvare il pianeta? Infatti, il carbonio immagazzinato in alcuni pozzi naturali viene rilasciato nell'atmosfera da eventi climatici come ad esempio gli incendi. È quindi essenziale ridurre le emissioni di carbonio per raggiungere la neutralità climatica. Per raggiungere quest'ultima è anche possibile compensare le emissioni prodotte da un settore, riducendole altrove. Ciò può essere raggiunto attraverso ingenti investimenti nelle energie rinnovabili. Possiamo prendere l'esempio del sistema europeo di scambio delle emissioni. L'Unione Europea si è quindi impegnata in una politica climatica molto ambiziosa. Pertanto il Parlamento europeo ha fissato l'obiettivo di ridurre le emissioni del 60% entro il 2030, rispetto alla soglia degli anni 90. I deputati sollecitano inoltre la Commissione a fissare un obiettivo aggiuntivo per l'anno 2040. Ciò dovrebbe consentire all'Unione europea di raggiungere il suo obiettivo finale. Viene inoltre chiesto agli Stati membri di diventare essi stessi neutrali dal punto di vista climatico. Inoltre, tutti i sussidi per i combustibili fossili dovrebbero essere eliminati entro il 2025. Per il momento Svezia, Danimarca, Francia, Germania e Ungheria hanno definito i propri principi di neutralità climatica. Gli edifici a impatto zero possono quindi rappresentare una soluzione significativa. Come abbiamo capito, l'Unione Europea e i governi mondiali stanno attuando numerose politiche volte a combattere il riscaldamento globale. La costruzione di edifici a consumo energetico netto pari a zero è proprio uno di questi. Nei prossimi 10 anni, 20 paesi prevedono di costruire almeno un edificio di questo tipo. Il 59% di loro prevede inoltre di aumentare i propri investimenti nell'efficienza energetica. Infatti, ogni dollaro speso per l'efficienza energetica ne frutta 3 nel corso degli anni. Possiamo quindi dire che la costruzione di energia netta zero sta guadagnando slancio. Nel Regno Unito il Beddington Zero Energy Development è il più grande ecovillaggio del paese. Centinaia di metri di pannelli solari producono energia lì. Stanno emergendo anche innovazioni nel campo dei materiali sostenibili. A Trondheim, in Norvegia, la centrale elettrica di Brattørkaia utilizza un gran numero di strategie a impatto climatico zero. Inoltre, la Pertamina Energy Tower è il primo grattacielo a energia netta zero. Costruito in Indonesia, dimostra chiaramente la volontà di ridurre le emissioni di gas serra in tutto il mondo. Molti strumenti stanno emergendo man mano che i materiali da costruzione ecologici innovano. Questa serie di nuovi obiettivi dimostra che questo settore in forte espansione sta prendendo la strada verso una certa sostenibilità. Che futuro ci riservano queste nuove tecnologie ambientali? Possiamo davvero contare su di esse come parte di un futuro energeticamente responsabile? Non esitate a darci la vostra opinione in merito lasciandoci un piccolo commento qui sotto. Saremo felici di leggervi e discutere con voi. A presto su A-Tech!